Ciao ragazzi, come va? Bene, questo video è un video che devo assolutamente fare. Penso che questa settimana siamo insomma in una fase finalmente nuova. Abbiamo riaperto, siamo tornati in studio, in negozio e vorrei condividere con voi insomma tutto quello che succede, ma anche capire come possiamo esservi utili. Infatti questo video è un pochino meno rivolto agli appassionati di fotografia, mi scuserete per questo, tutti quelli che vengono sul canale per vedere e magari informarsi su macchine fotografiche, tecniche, eccetera. Ma invece questo video è più rivolto a voi clienti, voi clienti, voi nostri clienti. Pensiamo dalla settimana prossima di riniziare a fare ovviamente anche servizi fotografici, in studio e fuori. Infatti abbiamo capito, abbiamo scoperto dopo le prime paranoie che è possibilissimo, insomma, è molto gestibile il servizio fotografico anche in studio, vista comunque la distanza che teniamo normalmente anche prima del Covid con i nostri soggetti, che nella maggior parte dei casi sono famiglie, quindi nuclei familiari. Quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista per tornare a scattare anche in studio, ma soprattutto inizieremo a proporre dei pacchetti per scattare all'aperto. La bella stagione è arrivata, andiamo verso l'estate e quindi, insomma, ci piacerebbe tornare a scattare anche fuori, sul mare, in campagna, eccetera. Insomma, vi proporremo un po' di alternative e mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate, cioè vi interessa, avete voglia di tornare a essere, diciamo, davanti alla nostra macchina fotografica, siete sereni, come possiamo rendervi le cose più facili possibile, più semplici possibile, come possiamo mettervi a vostro agio il più possibile. Fatemelo sapere nei commenti, ci sarebbe davvero utile capirlo. Queste settimane le utilizzeremo per, come vedete c'è un po' di caos ancora. Le utilizzeremo per sistemare un po' lo studio, per cambiare piccole cose, per aggiustare un po' tutte quelle cosette che non abbiamo mai il tempo di fare, che avevamo iniziato a fare prima di chiudere e poi ci siamo dovuti per forza di cose fermare, quindi insomma torneremo a sistemare un po' l'arredamento, a ristrutturare questo il nostro studio. Ok, adesso devo sistemare delle foto e cosa noiosissima. Non foto, no, non sistemare le foto è noioso, ma il tipo di foto sono camere d'albergo, per cui insomma è un lavoro più noioso di altri. Bene, ci aggiorniamo presto. Bene ragazzi, ci tenevo a presentarvi il mio nuovo amico. E adesso vi faccio vedere cosa serve. Lui, ancora devo trovargli un nome, mia moglie dice Jack, no scusate, Frank, io preferirei un nome più significativo. Se avete suggerimenti, commentate giù nei commenti, accetto consigli. E adesso restauriamo il nostro manichino, perché sarà il soggetto dei miei nuovi corsi online di fotografia, visto che è veramente difficile trovare modelli in questo periodo. Non ce la faccio con questa mascherina, ragazzi, sto impazzendo. Allora ho pensato di utilizzare il nostro manichino, che ne dite? Come vedete va opacizzato, è un po' troppo lucido. E quindi sono sicuro che quando lo userò per fare i test con i flash, questo lucidume, questa lucidità ci darà fastidio. Quindi opacizziamo il tutto, non tutto, eh. E opla, no, è solamente viso e forse braccia. Adesso vediamo. Insomma, facciamo un restauro. Poi l'altra cosa che devo fotografare sono questi lampadari di legno che devo appendere lassù al soffitto e fotografare. Non avevo lo scaleo, in questi giorni l'ho comprato, l'ho portato, quindi adesso devo appenderli e fotografarli. Insomma, un po' di cosette da fare, grazie a Dio. Ok, ragazzi, sono pronto a rifare il trucco a Mister Coso. Che dite? Andiamo? Oh, vediamo se riusciamo a fare almeno a coprire
Le magagne più grosse, eh? Non è allo stesso bianco. Forse è meglio se ce le lascio. Cioè, mi toccherà fargli post-produzione della pelle anche con la pelle senza bollicini. Secondo me è venuta una schifezza, però vabbè. Ragazzi, ci siamo. Stamattina sistemiamo questo bel visino. Che dite? Una spruzzatina. Pensavo di opacizzarlo con il trasparente opaco e vediamo che effetto fa poi. Le correzioni diciamo che non sono il top, ma non voglio ritoccare ancora perché forse faccio peggio che meglio. Preferisco avere qualche imperfezione, tanto poi ve lo presento. Abbiamo opacizzato. Vediamo che effetto fa con la luce dei flash. Non lo faccio adesso, adesso devo montare un video, però appena ho finito, se ho tempo, lo proviamo e vi faccio vedere l'effetto. Purtroppo non ho un pre, non ho pensato a fare qualche scatto col flash prima, però quello che ci interessa alla fine è il risultato finale e vedere se così con la pelle, con la superficie opacizzata c'è meno riflesso e i flash, diciamo, danno meno problemi perché purtroppo è bianco. Purtroppo è un vantaggio perché per i tutorial che devo girare è sicuramente un vantaggio. Sul bianco si vedono bene le luci e le ombre, però allo stesso tempo il bianco lucido è molto difficile da gestire a livello di riflessi. Quindi vediamo se l'opaco ci ha risolto la situazione. Bene ragazzi, sto andando a fare un sopralluogo e questa che vedete, col quale sto registrando, è la Insta 360 1R, una action cam modulare componibile. Mi è arrivata oggi, la sto provando. Immagino che l'audio non sia un granché, ma è proprio un test che voglio fare, quindi mi scuserete se l'audio non è il top, ma adesso andiamo in direzione Santa Luce, sulle colline toscane, a fare un sopralluogo per una location dove farò uno shooting, credo la settimana prossima, se tutto va bene. Vi porto con me. Dobbiamo fare anche un po' di foto col drone, tra le altre cose. Mi dispiace che non ho in questo momento la telecamera è appoggiata sul cruscotto, su un pezzo di gomma con la stabilizzazione on, quindi non è su nessuna, diciamo, supporto rigido. Ecco, non ho accessori per questa telecamera, anche se gli accessori della GoPro a quanto pare vanno benissimo perché ha lo stesso attacco, ma in questo caso ho semplicemente appoggiato fisicamente la videocamera sul cruscotto, giusto per vedere l'effetto che fa. La stabilizzazione flow state, si chiama così, flow state, dovrebbe assorbire tutte le buche, tutti gli scossoni, tutte le vibrazioni. Adesso vedremo se è vero. La cosa figa è che si fa tutto dall'app, oltre che volendo anche da un software per il PC che ho già installato, ma l'app è davvero favolosa. Si può fare tutte le modifiche che si vuole direttamente dall'app, super super easy. Poi vi farò vedere, ovviamente farò una recensione vera e propria, ma intanto vi porto con me a goderci questo tramonto.
questo tramonto sulle colline toscane, che ne dite? Ok, ragazzi, siamo arrivati. Aspettate che ho Bene, questo dovrebbe essere il posto, che ne dite? Fa molto toscana, vero? Direi proprio di sì. Qui. Il problema è che volevo vedere se si riesce a entrare nel grano, la vedo dura, cioè la vedo molto dura. Qua quanto fa l'erba? No, non è dura particolarmente. Potrebbe essere fattibile. Bisogna vedere la settimana prossima quanto alta è quest'erba. Bello, molto bello. Immagino però che camminare nel campo non siano felici gli agricoltori. Vediamo un po' se non mi ammazzo. Dobbiamo andare da questa parte. Vediamo un po'. Stanotte ha piovuto, per cui c'è un pochino di fango, ma non troppo. Adesso facciamo partire anche il drone, però non da qua. Forte sta pietra. Molto bello anche qua. Questo potrebbe essere il posto adatto, sì, decisamente. Vediamo questa strada dove ci porta. Intanto, come vi sembra il video? Decente? Sto riprendendo in 5.7K. Oh wow, sì, perfetto qui. Perfetto, direi che questo è il posto giusto per lo shooting. Ora non ho portato la macchina fotografica, ma direi che è proprio perfetto. Bellissimo. Bene, abbiamo trovato la location per lo shooting. Adesso torniamo dall'altra parte del lago, là di sotto c'è un lago. Facciamo un po' di video e un po' di foto con il drone. Col drone, guarda che spettacolo c'è qua davanti, bellissimo tramonto col lago, wow, in che posti vivo. E adesso torniamo verso casa, doccia e cena, che ne dite? Questo è il modulo 4K, cioè l'equivalente della GoPro. Adesso ho smontato l'altra lente e ho messo questa qua. Ma che forte è sta cosa! Come si vede? Guardate un po', qua c'è il tramonto, non so se siamo un po' contro luce, giusto per farvi vedere com'è la gamma dinamica, così non sono in HDR. E anche qua c'è la flawless stabilization, quindi la stabilizzazione è abbastanza. Dovrebbe essere bello, bello fermo. E vabbè, poi lo proveremo, lo testeremo bene. Direi che per oggi, in realtà avevo portato anche l'FPV per volare, ma è già un po' tardino e a dirvi tutta la verità, qua in mezzo ai campi di grano, se mi cade quello piccolino, piccolino, il beta,
85, ciao, ci metto un anno a ritrovarlo. Non ho voglia di passare la serata a cercare il drone quando mi cascherà, perché ovviamente mi sarebbe cascato, quindi niente. Vado verso casa, mi ci vuole una mezz'oretta, ok? Allora, direi che il test sul manichino, cioè sul risultato che abbiamo ottenuto dell'opacizzazione, quindi come risulta in foto con i flash, ve lo faccio vedere nel prossimo video. Sarebbe diventato troppo lungo questo video, anche perché ci tenevo a farvi vedere invece dove sono stato, quindi il sopralluogo della location dove faremo i servizi fotografici a partire dalla prossima settimana per tutti quelli che vorranno farlo. Quindi il nostro tema Toscana, ma c'è anche una piccola sorpresa che non vi dico su quella location, la scoprirete la settimana prossima. Forse venerdì, se sono bravo, venerdì o sabato riesco ad uscire questa settimana con due video, vediamo se riusciamo a recuperare, non ve lo prometto, e dove vi faccio vedere il nostro manichino come è andato davanti alla macchina fotografica. In realtà ho già girato tutto il video, ma diventava veramente troppo, troppo, troppo lungo. Seguiteci sui social perché uscirà la promozione, il pacchetto con il servizio fotografico a tema Toscana, nella location che avete visto qua nel video, Instagram e Facebook, trovate tutto lì, pagina Facebook Paolo De Trane Fotografo e Instagram Paolo De Trane Fotografo, non vi potete sbagliare. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video, molto presto, senti come sono ottimista, ciao.